Diciamo che ovviamente siamo ancora a settembre, quindi il basket è ancora un po' estivo, però c'è in ballo già in palio una competizione, quindi ci fa piacere di iniziare con una vittoria contro una buona squadra, una squadra che è accreditata di fare sicuramente un buon campionato, come penso che in effetti possa essere. Quindi una vittoria importante, perché in questo momento della stagione in cui abbiamo avuto tanti ragazzi fuori ci dà la fiducia per poter lavorare con tranquillità e con l'intensità giusta nei prossimi giorni. Quindi questa è una vittoria che sicuramente ci fa morale. Siamo qua per giocarci una partita, di finale, non sappiamo ancora contro chi, intanto non ci siamo. E la cosa importante è che ovviamente abbiamo inserito per la prima partita della stagione sia Jamal Jones, che ha fatto un po' più fatica, che Gerald Robinson, e devo dire che a Robinson ha confermato le tante belle cose che ha fatto la passata stagione. Ovviamente una menzione va anche per Benjus, che ha fatto il tiro finale, però sapete che non mi piace molto parlare dei singoli, penso che tutta la squadra abbia fatto una partita di grande volontà, si vede che la pallacanestro è ancora un po', diciamo, di inizio stagione, siamo andati molto a sprazzi e questo è, diciamo così, è normale quando si è inizio stagione, però nel complesso la squadra ha avuto sempre la forza di rientrare quando è andata sotto, con carattere, e abbiamo avuto la forza di portare a casa la partita, quindi complimenti ai ragazzi. Ci sono domande per il coach? Vai. Prego. Ciao coach, ti volevo chiedere a che punto è l'inserimento dei nuovi, soprattutto con Nuoco, che è un giocatore abbastanza condizionante, e se sei contento, insomma, di questa prima partita, di questo primo mese di lavoro, insomma, se secondo te la squadra, la chimica è quella giusta? Sì, sono contento dei nuovi, anche se Jamal Jones purtroppo ha avuto un infortunio che l'ha tenuto fuori 3 settimane su queste 6-7 di lavoro che abbiamo fatto. Quindi ovviamente è un giocatore che ha tanto talento, tanta voglia di fare, ma oggi proprio si vedeva che era indietro nel ritmo della partita. È la prima partita che fa, come se fosse la prima amichevole della stagione. Per cui devo dire che il fatto di aver giocato oggi non tantissimi minuti gli dà la possibilità comunque di aver preso oggi un po' di ritmo gara. Onuaka è un giocatore che quando decide di essere dentro la partita è un giocatore decisamente che incide tanto sulla partita, voglio dire, quando decide di starci è un ragazzo che a volte si distrae, quindi riesce a, magari non è sempre continuo nella gara. Il giorno che riuscirà a darci una concentrazione costante nell'arco della partita, penso che potrà fare veramente tante belle cose. E Chris Dove è un giocatore un po' tutto fare, può giocare per me, può giocare guardia, è un ottimo difensore, però nel complesso, ti ripeto, mi è piaciuto un po' lo spirito della squadra e ripeto, si vede che siamo ancora all'inizio, però nel complesso abbiamo avuto buoni segnali nelle partite amichevoli di prestagione che si stanno confermando anche in questa partita di oggi. Io ti chiedo, dopo ogni volta che chiamavi time out siete rientrati 3 volte in partita nonostante rimbalzi offensivi, 8-2, 9-1 di parziale, siete sempre stati bravi a reagire dopo i momenti difficili e ultimo il time out prima della tripla di Benjus che ha costruito benissimo. Sì, devo dire che come dicevo prima la squadra ha avuto carattere e devo dire che mi fa piacere che abbia avuto una reazione ogni volta che ho chiesto di tornare dentro la partita, quindi vuol dire che c'è lo spirito giusto. Ripeto, il vincere fa bene, ti dà quella forza, quella motivazione in più per poter essere in allenamento sempre più presente. Intanto ci giochiamo questa finale, non ci siamo, vediamo contro chi.